onore e il piacere di darvi il benvenuto all'inaugurazione dell'anno accademico 2010-2011 della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma a Tor Vergata. La cerimonia che quest'anno si terrà con una mia brevissima introduzione, con il saluto augurale del magnifico rettore e con la lezione magistrale del professor Claude Hutchinson del Craig Venter Institute di San Diego. I really enjoyed being here at Tor Vergata University, and I was very excited when I received an invitation to come and talk at this event, and I've visited some old friends here that worked with me on hemoglobins in the old days, particularly Maria Giulia Faraci, professor here. È necessario comprendere che l'università costituisce un bene pubblico e una responsabilità pubblica che opera nell'interesse nazionale e ormai internazionale. È la sede della formazione e della trasmissione dei saperi, dove si coniuga in modo organico ricerca, didattica e, per la facoltà di medicina, l'assistenza clinica. Siamo in un momento difficile, ma noi dobbiamo rispondere a questo momento difficile con spirito accademico e non con la protezione di quello che chiamano gli americani il proprio giardino. Il fatto che qui ci siano tanti giovani vuol dire che hanno capito il significato di che cosa vuol dire l'inizio dell'anno accademico. E questo è un fatto positivo. Ed è a loro che a me piace dare proprio un segnale positivo nei riguardi del futuro. Ed è in voi che risiede poi la responsabilità di mettere, di portare a compimento una trasformazione dell'università, una trasformazione che è ancora incompleta. Spero che tutti insieme riusciremo a raggiungere questo traguardo. E quindi buon lavoro per quest'anno accademico.